Cecchini e dell'Indotto, un modo per far partecipare i lavoratori al grande progetto di riconversione ecologica previsto dall'accordo di programma. Seguiamo Stefano Vidori. L'area a caldo della Lucchini chiude, ma i lavoratori delle storiche acciaierie sono stati messi in sicurezza, questo grazie all'accordo. Contratti di solidarietà che scatteranno dal 2 di maggio e dovrebbero durare per il periodo necessario a individuare il soggetto che rileverà lo stabilimento. È uno degli aspetti della partita complessa innescatasi con l'accordo di programma che tra riconversione del polo siderurgico e potenziamento del porto prevede l'arrivo a Piombino di 275 milioni di euro, di cui 142 di provenienza regionale. In questa fase le politiche del lavoro messe in campo puntano a mantenere il coinvolgimento diretto dei lavoratori che con i contratti di solidarietà possono continuare a lavorare soprattutto per presidiare l'impianto siderurgico e metterlo in sicurezza. Non si esclude però il loro utilizzo in futuro anche per opere di infrastrutturazione e di bonifica ambientale. Nel contempo saranno anche ricercate soluzioni per utilizzare scivoli per le persone che potrebbero andare in pensione. Ed ora la politica con le amministrazioni.